Buongiorno signori, in questi giorni di corsa al rinnovo ISEE per il 2020 se ne sentono un po' di tutti i colori. E il dilemma pare essere giacenza media al 2019 o al 2018? Beh, ne parliamo subito. Io sono Mr. Lu, se vuoi diventare anche tuo lavoratore ipervitaminizzato, beh, che te dico a fare, iscriviti al canale, attiva la campanellina, segui il video fino alla fine, ma soprattutto condividilo. Adesso bando alle ciance e parliamo di giacenza media. Con l'entrata in vigore della riforma ISEE, il patrimonio mobiliare da dichiarare ai fini del nuovo modello, come sapete, si tratta di informazioni che riguardano il possesso di conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, rapporti finanziari all'estero, partecipazioni azionarie, eccetera, è quello, attenzione, detenuto alla data del 31 dicembre di 2 anni precedenti a quello di presentazione della DSU. Per cui se la DSU 2020 è richiesta ad esempio nel mese di gennaio o febbraio, le informazioni sul patrimonio mobiliare da dichiarare sono quelle detenute al 31 dicembre del 2018. Infatti è proprio dal 1 gennaio del 2020 che viene cambiato l'anno di riferimento del patrimonio mobiliare rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti. Quindi niente più corsa per acquisire le giacenze medie alla posta o in banca, in quanto per il nuovo ISEE 2020 avete già tutti i dati in vostro possesso, dato che i saldi delle giacenze medie sono quelle al 31 dicembre 2018 che avete già presentato al CAF per l'ISEE 2019. Bene signori, detto questo, io spero di aver chiarito qualche dubbio. Qua sotto, tra l'altro, nei commenti vado a riportarvi i riferimenti del messaggio INPS di settembre 2019 che chiarisce appunto tutta la situazione, e noi come al solito invece ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.